giornata di apertura ECMA 2017 è già un grande successo, tanta gente, tante presentazioni, non potevo non venire subito a rompere scatola Simon Polini con un PX alla mia sinistra che è il cuore, no? dove il cuore nasce e cresce, è ancora super attuale con questa preparazione che mi fa venire voglia di accenderlo. E sai, la Vespa per noi ha creato la nostra storia e mantiene la nostra tradizione. Quest'anno il PX non l'abbiamo mai portato, ma è uno scooter simbolo, per cui anche gli appassionati del PX, che secondo me è molto bello anche se ha le linee un po' più dure, meritavano di avere questa 187. Perché è la cilindrata. La cilindrata che avete portato, quanti cavalli avete tirato fuori? Onestamente sai che non lo so con tutte le modifiche, ma c'è un bel incremento, è veramente divertente da usare. Sempre bella, unica e inimitabile. Senti, il comparto bike, biciclette, che poi tratteremo anche con dei nuovi ospiti, è un comparto fondamentale, perché rimango sempre allibito. Ogni volta che rivedo il motore rimango così, a bocca aperta. Prima cosa, è un comparto per noi nuovo e stiamo partendo proprio adesso con la vendita. I primi sono la Bianchi, marchio storico, per cui io sono molto emozionato a dire che l'agreement Polini-Bianchi sarà un agreement fortissimo, perché i due brand sono appassionati di corse, per cui hanno la stessa tradizione. Ma il bello questa ECMA, che noi abbiamo già tre aziende, tutte con delle loro caratteristiche speciali. Vediamo Bianchi con questa Road Gravel, con ruote Gravel, Bikel che ha fatto questa Urbans dei ragazzi di Brescia, e FM Bike, un altro ragazzo di Brescia che si è buttato su questa stupenda mountain bike che sta riscuotendo un grande successo. Ma c'è anche una startup di una motoseduta PM0 di un inventore, che dopo scoprirete, non vi dico di più. E anche allo stand braking c'è una bellissima bici tutta in carbonio fatta dalla VR Composite, perché anche braking svilupperà dei freni, e noi siamo orgogliosi perché hanno scelto il nostro motore proprio per lanciare il massimo della tecnologia. Molto bello, molto bello. Io devo ancora provarlo questo motore, per cui ricordati di me. C'è l'area esterna che sì, si possono provare. Beh, devo venire con la tuta. Sabato saranno i piloti della Polini Italian Cup e quasi quasi vengo vestito. Mi sposto di qua perché c'è un oggetto molto molto strano, molto aerodinamico. Siccome tu negli ultimi appuntamenti ci hai parlato di qualcosa che stava bollendo in pentola. Onestamente questo è un progetto che è da 5 anni che nella nostra azienda già pronto, ma non so perché non l'avevamo mai utilizzato. È vero, volevamo fare un record, poi gli impegni, tante cose, non è mai stato tirato fuori. Adesso abbiamo detto, ma sì, si parla tanto di aerodinamica in Formula 1, la Ducati un po' ha fatto strada, abbiamo detto la portiamo anche noi, perché cosa si può fare con l'aerodinamica, cosa si può sviluppare. Qua siamo stati aiutati da dei ragazzi di Parma che sviluppano le Formula 3, l'aerodinamica delle Formula 3, e siamo sicuri di aver raggiunto un buon livello di aerodinamica. Poi è magari l'estetica può piacere o non può piacere, ma noi che contava è il risultato. L'efficacia, certo. Vi dico la verità, non l'abbiamo ancora pensato, ma sulla carta questa aerodinamica dovrebbe portare 6 km all'ora in più. Sai già un'idea di quando andrete a testarlo in pista? No, non abbiamo ancora programmato niente, però magari se riusciamo andiamo a provarlo a Cervesina, che c'è un bel rettilineo lungo. Certo. Comunque, è chiaro il tratto che riconosciamo, no? Quello che comunque ha contraddistinto la Ducati di quest'anno. In molte occasioni Lorenzo non ha mai abbandonata quella configurazione, per cui evidentemente qualcosa, ma non vogliamo immaginare, no? No, ma sicuramente il CX, ma soprattutto che uno guarda la moto davanti, ma anche il codone posteriore per scaricare i flussi d'aria. Certo. Vi ripeto, è una cosa che può piacere o non piacere, è anche un'estetica molto provocante, chiaro. Ma il concetto è andare veloci, chiaro, e sfruttare non solo il motore, ma tutto. Senti, al 100%. La base di questo scooter che cos'è? La base è il nostro motore Evolution PRE 100 cc di cilindrata. Naturalmente la marmitta è stata fatta proprio per questo tipo di utilizzo, difatti è lunga, ma perché è voluta così, deve essere sviluppata in questo modo. Guardo lo sterzo, guarda il comparto lì,
sì, manubrio. Naturalmente c'è un ammortizzatore di sterzo, perché anche la posizione di guida del pilota è totalmente diversa, anche la sella ha una forma molto più aerodinamica, dobbiamo trovare anche un pilota un po' compatto. E ci sono io se vuoi, io sono, va bene. Sì, sì, sono aerodinamico. Leggero, perfetto. Ma la base dello scooter che base è invece? Che scooter è? Secondo te che scooter è? Non lo so, perché sono distratto. No, è uno Zip. È uno Zip. Uno Zipino che rimane il preferito in assoluto. Sì, eh? Diciamo che è quello un po' dove noi insieme alla Yamaha Jog abbiamo sviluppato di più, per cui diventa un po' più semplice. La posizione del telaio e quant'altro era quello che ci ha portato a sviluppare questa forma aerodinamica. Sì, non l'avevo riconosciuto, scusa, ma ero distratto da un altro telaio, come puoi immaginare. Senti, e poi può cosa trovano? Sì, ECMA. Può succedere ancora. Trovano gli appassionati, tutte le gambe, tutti gli altri allestimenti? Ci sono i maxi scooter, ci sono gli scooter 50 come sempre. Nei maxi scooter abbiamo portato le solite tradizioni, la Vespa 300, abbiamo la Vespa 125 che usiamo per gara. Abbiamo il Piaggio Liberty 50cc, quattro tempi, che sarà la nuova generazione. Questo è, non è vitale modificarlo, però i scooter 4 tempi 50 sono veramente motori, sono dei polmoncini, dai, sono dei polmoncini che non riescono a entusiasmare, no? Purtroppo. Non riescono a entusiasmare, noi cercheremo di entusiasmare, abbiamo fatto una centralina, perché si deve partire assolutamente dalla centralina, poi abbiamo un gruppo variatore e poi un kit di potenziamento. Bello lo scarico. E la marmitta, stiamo provando a dare una linea un po' diversa, un po' più giovane per i ragazzini. Per certo, i ragazzini. Certo. Sì, ma non avete mai pensato a mettere in commercio insieme alle case una livrea Polini? Ma le case vogliono e non vogliono, ma forse le case guardano più le livree fashion e un po' meno quelle sportive. È logico, però a noi piacerebbe. Guarda questo. Questo è il Kinko. Kinko 550, una moto secondo noi fantastica, col nostro variatore diventa strepitosa, perché l'incremento è quasi come ottenere 4-5 cavalli solo col nostro variatore. La sensazione che ti dà, veramente incredibile. Noi abbiamo cambiato le livree con dei nostri colori, ovviamente bianchi e qualche livrea azzurra. La marmitta, naturalmente non poteva mancare il terminale, omologato per utilizzo su strada. Bellissimo, questa veramente diventa così una... Secondo me gli abbiamo dato un nostro animo racing. Come promesso, torniamo allo Stand Polini per parlare di biciclette. Simon ci aveva parlato di Bikel, Federico è qui con noi per spiegarci com'è nata la vostra idea, questa bicicletta, il suo spirito molto molto modaiola e poi il perché avete scelto questa opzione di motorizzazione Polini. Allora, innanzitutto perché Polini si distingue dagli altri per le dimensioni, che sono molto più piccole, e di conseguenza anche la leggerezza di tutto il kit. In più volevamo sposare l'idea del Made in Italy a 360 gradi e quindi produrre un telaio che partisse da tutto ciò che è Made in Italy di Polini, quindi non solo motore e batteria, ma anche le varie parti di supporto motore e il tubo batteria che viene fatto qua in Italia, insieme a un disegno che ricorre chiaramente e ricorda il design, dove il Made in Italy è il non plus ultra, abbinato a prodotti di qualità e una ricercatezza non solo nel colore che si differenzia da tutti gli altri, ma in piccoli componenti che richiamano sempre le varie parti della bici, in modo tale che il Made in Italy venga fuori al 100%. Senti Federico, il disegno di un telaio di una bicicletta alla fine è quello lì, no? A meno che non si vada su delle cose poi magari anche difficilmente utilizzabili. Come si fa però da quel disegno a far diventare una bici così accattivante e così di moda, l'abbiamo detto prima, ma è quello, è molto fashion. Sì, bisogna lavorare su piccoli contrasti e soprattutto su
un po' di linea che si differenzia dagli altri, perché ovviamente i tubi, bene o male, in una bicicletta sono sempre quelli. Quello che ci distingue è richiami cromatici, come dicevo prima, quindi la batteria e il motore sono neri, viene abbinato a cambi, ruote con raggiature particolari neri che fanno contrasto con un telaio assolutamente sobrio, con una minima grafica che individua solo il marchio della bicicletta, che sia tono su tono, e poi una ricercatezza negli accessori che abbiano lo stesso colore. Da questo trasforma una bicicletta comune, diciamo, in una fashion bike. Un oggetto anche di design. Senti, vedo che il prezzo è esposto, mi piace questa cosa. Sì. Nulla da nascondere, 3.710 euro. Esatto. Ci sono altre opzioni o è questa la variante che su cui Questo puntate? È il top di gamma, poi ci sono delle altre configurazioni, sia nella versione urban che questa, quindi ricerchiamo tutta una cromaticità solo nera con piccoli aggiustamenti di componenti che fanno risparmiare 400 euro, quindi si scende ai 3.300. Perfetto, dove distribuite? Dove vi si trova? Noi siamo a Gaiarine e distribuiamo in tutta Italia attraverso rivenditori ufficiali, i Bikel, che troverete nel nostro sito internet. Oltre a questo prodotto che viene esposto nello stand Polini, facciamo sempre con il loro kit una gravel bike, in quel caso che pesa solo 16,5 kg, in tre modelli. Si chiama Weekender, troviamo la Weekender Plus Plus, che è il top di gamma Ultegra 11 velocità, la Weekender Plus con il Tiagra sempre a 11 velocità, e poi il monorapporto, quindi l'1x11 montato SRAM Apex. Altro appuntamento con Bianchi, reparto corse. Claudio, allora, per me quella lì era la bicicletta da corsa, una volta era la bicicletta da corsa, com'è? Esatto. Adesso come si chiama? Mi ha detto Simon prima un nome, ho detto no, un nome diverso. Questa è la Impulso E-Road e anche E-Road. Ok, ma si chiamano ancora bici da corsa? Perdona l'ignoranza, ma a casa noi ce lo chiediamo. Si chiamano ancora bici da corsa e grazie per usare questa parola. Ok. Perché proprio questo prodotto specifico vuole essere una bici da corsa a tutti gli effetti. Ed è nata per risolvere un problema, per avere una soluzione. A noi piace trovare soluzioni alle persone. Non tutti hanno modo e tempo di allenarsi, di essere in forma, di stare con gli amici, ma vogliono avere le prestazioni della bici da corsa, vogliono avere la sensazione della bici da corsa, fare una salita, stare insieme agli amici magari nel weekend, sono più allenati, fare esatto. Lo stelvio, ecco. Con questa noi offriamo, grazie alla collaborazione con Pollini, una bicicletta che ha le stesse caratteristiche della bici da corsa, la stessa guidabilità, lo stesso manubrio, come puoi vedere, ma con il sostegno della Power Unit Pollini. In che opzione di potenza è questo? Questo è un motore da 500 watt. Il peso è leggerissimo, poco più di 2,5 kg il peso del motore, e l'autonomia è incredibile. Arriviamo a 200 km di autonomia con circa il 30% di assistenza. Mamma mia. Quindi, tra l'altro è il motore dalle dimensioni più ridotte. Quindi vedi anche l'impatto estetico della bici è eccezionale, molto pulita, molto snella. La batteria è completamente integrata nel tubo obliquo della bici. Ovviamente il disegno è completamente Bianchi e ci fa piacere sottolineare la collaborazione tra due eccellenze, non solo italiane, ma chiamiamole bergamasche. Bianchi è nata a Milano, ma dagli anni 60 ha la sede a Treviglio, a Bergamo. E quindi è bellissimo poter finalmente lavorare insieme. E questo è un progetto che sta piacendo tantissimo, l'abbiamo lanciato a settembre nella nostra fiera di settore ad Eurobike, ed è in due versioni, la versione road e all-road. All-road vuol dire gravel, ovvero poter andare anche un po' sulle strade bianche, non uno sterrato aggressivo, okay, ma poter pedalare, stare tante ore in bici, fare magari uno sterrato, un lungo argine, un in Toscana con lo zaino a spalla. Vuol dire anche nuovi orizzonti, vuol dire alla fine avere nuovi orizzonti. Senti Claudio, ma quei due freni davanti e dietro? Freno a disco è disegnato da noi, su specifica Bianchi, disegnato dal nostro ufficio ricerca e sviluppo. Quindi è una bici che ha tutte le caratteristiche di una bici da strada, grande guidabilità, maneggevole e molto leggera. Benissimo, siete già disponibile? Già nella Assolutamente, vostra la stiamo già vendendo e quindi invitiamo tutti a... Io voglio provarla. Assolutamente. Metto sotto torchio Simon, facciamo qualcosa, fatemi
voglio fare una tappa nel Giro d'Italia, tanto con questo propulsore ce la faccio, la vostra. Va bene, proviamo. Grazie Claudio, buon lavoro. Grazie a te, grazie. Un altro giovanissimo, Michele, FM Bike, che fa tutto in questa bicicletta, a parte il motore, il resto lo fai tutto tu, mi diceva Sara. Guarda, tieni presente che io sono nato telaista 20 anni fa, e con le mie mani costruisco ogni singolo componente. Senti, questo telaio è pazzesco, perché adesso prima l'ho visto con Simon velocissimamente, ma questa linea, questa curva, sembra così esile, immagino invece sia una struttura capace di sopportare qualsiasi sforzo. Guarda, qualsiasi sforzo sì, perché dagli ultimi test abbiamo fatto anche dei test, di crash test per normativa, addirittura si spaccavano le forcelle. Ah sì, eh? Sì, cioè il telaio regge ma la forcella che cede. Immagino che test avete fatto, insomma, sì, per portarli a sopportare. Senti, come nasce l'idea di FM Bike? Beh, io sono nato costruttore di bici, diciamo, fin da piccolo ho sempre lavorato da un artigiano che costruiva biciclette, parliamo di 20 anni fa, e tuttora costruisco biciclette quello, con le mani. È bellissima questa cosa, sei riuscito comunque a portare avanti, sì, il tuo sogno, sì, no? Il tuo sogno che è partito da biciclette, che aveva solo i pedali, le ruote, il manubrio, adesso c'è dell'altro, per cui l'integrazione magica di questo propulsore all'interno di un telaio così meravigliosamente disegnato da Michele fa rimanere tutti a bocca aperta. Fa rimanere a bocca aperta perché Polini ha inventato il nostro giocattolo. Ha inventato il modo per noi, per me costruttore, di poter sfogare tutto il nostro estro. Posso è qualcosa che ci voleva, ci voleva capire, perché un ciclista puro io pensavo magari facesse più fatica ad avvicinarsi a un discorso di propulsione sul suo mezzo. Guarda, no? Quello che nessuno ha detto, il problema è che il ciclista vero va, si diverte, ma puoi unire più ciclisti. Un ciclista professionista con un amatore, con un signore che ha 70 anni, che pesa 100 kg e vuole divertirsi con gli amici, così può andare, può essere. È una magia per allargare un mondo di appassionati a 360 sì, gradi, cioè sì, tutti. Coinvolge tutti. Questo è fantastico. Senti, questo è uno dei modelli che fate, che la tua gamma come si compone? Guarda, la mia gamma si compone di almeno 10 modelli elettrici, quindi ogni bici può essere costruita elettrica. Non abbiamo ancora inventato il carbonio per una questione di tempo, uh-huh, e soprattutto solo due mani, quindi... Non riesco. Arriverai anche lì, voglio immaginare. Ruotone pazzesche, fanno venire una voglia anche di usarle in città, voglio dire. Questa sì, diventa sì, alla fine un mezzo usabile sempre. Il prezzo, vedo che li esponete, ti chiedo come gli sì, altri amici, 5.150 euro con questa configurazione. Il motore, che motore è? Quello che monta il 500? E monta il motore Polini da 250 watt, okay, 500 di batteria, okay, wattora. Monta dei freni formula da freeride, per darti un'idea. Questo vuol dire andare ovunque? Sì, freni italiani, dopodiché montiamo dischi in braking molto da moto, okay, con grandi performance, dei cerchi canale largo in alluminio costruiti in Italia, raggi olandesi, meccanica SRAM, diciamo gomme Kendall in mescola. Abbiamo in mescola, ovvero? In mescola vuol dire che la gomma non è mono mescola ma più densità, ok, dove serve un appoggio più diverso, grip, esatto, ok, ma più sulle sui fianchi, più morbida okay, più morbida, difatti se incidi rimane, ok, esatto, fantastico, va bene, veramente un gioiello incredibile. Come distribuisci le tue biciclette? Scusa, dicevo moto perché ormai una quasi moto, si parla di una moto, sì come distribuisci, dove? Guardi, ho vari punti vendita in Italia e anche all'estero dove commercializzano i nostri prodotti. È un sito anche? Sì, fmbike.com. Vabbè, potevi fare una roba più difficile, invece così lo ricordo anch'io. fmbike.com. Lui è Michele, grazie, complimenti, e dacci dentro la tua passione, guarda grazie, che roba che fai, fantastico.